A chiusura di un anno drammatico per gli eventi culturali ed il turismo, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha dato ancora una volta un segnale importante per l'intero settore. In questa fase complicata ed in vista di un rilancio deciso nel 2021, l'Assemblea ha approvato la proposta avanzata dal consigliere delegato al turismo Tommaso Triberti in merito alle vie di Dante. Si tratta del progetto di punta dell'ente nell'anno del settecentenario della morte del sommo poeta e che vede coinvolti 35 comuni tra Toscana e Romagna con capofila la metrocittà. In questo momento andiamo a costruire quelle che sono le convenzioni che ci serviranno per poi scrivere, tra virgolette, le regole del gioco. Abbiamo deciso con tutti gli amministratori di richiedere il riconoscimento come cammino di interesse regionale, e per fare questo c'è un iter abbastanza complesso. La cosa positiva, come diceva anche in commissione, è che pur non avendone bisogno i comuni dell'Emilia Romagna, perché la legge emiliano romagnola per il riconoscimento dei cammini è diversa rispetto alla nostra, si è deciso tutti insieme di intraprendere lo stesso percorso. In questo momento, in questo atto, noi andiamo a mettere gli impegni anche economici che la città metropolitana come ente capofila sosterrà. Il progetto comincia a prendere forma concretamente e con questa delibera, che ha ricevuto l'ok unanime dell'Assemblea, si vanno a mettere a posto i primi tasselli. Noi andiamo a costruire, mettere insieme quelli che sono i soggetti, oltre agli enti locali, che dovranno costruire tutto il progetto. Sono l'Università di Firenze che avrà il compito di rivedere e vidimare in coprogettazione con ovviamente la città metropolitana e tutti i comuni il percorso, percorso che fino ad oggi c'è un po' di confusione su questo. Il percorso fino ad oggi era un percorso privato di un'associazione, sarà, come dicevo, in accordo con i comuni, sarà leggermente modificato, anche perché ci sono alcuni passaggi che vanno qualificati, altri che vanno riqualificati, per rispondere bene alle caratteristiche che deve avere un cammino. Questo lavoro lo faremo insieme all'Università di Firenze. Serviranno 2 anni di lavoro, o meglio, la convenzione è di 2 anni. Contiamo però entro la fine del 2021, diciamo, la parte che ci serve per poter vendere ufficialmente il cammino, di averla esaurita. Ci sarà la convenzione col CAI, che questo cammino lo dovrà mantenere e periodicamente verificare, e poi le convenzioni con le due associazioni, Cammino di Dante in Casentino, che avranno il compito di animare, di fare eventi, formazione di associazioni di guide e quant'altro, che avranno compito appunto di rendere vivo il percorso. Sempre in ambito turistico, il Consiglio metropolitano ha dato il via libera al protocollo d'intesa per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione di incontri informativi sul sistema museale del territorio, incontri riservati agli imprenditori, ai loro dipendenti o collaboratori appartenenti ai settori economici in contatto diretto con i turisti. Un protocollo triennale che potrà essere prorogato di un altro triennio. Ok, anche in questo caso all'unanimità, per l'attività di natura culturale, con la conferma del sostegno alle associazioni per l'anno 2020 e già stabilito a marzo scorso. A marzo abbiamo votato da delibera per riconoscere i fondi a sostegno del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro della Toscana e della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, e in più abbiamo anche approvato un bando che è stato fatto dagli uffici della città metropolitana durante l'estate e che riguardava attività culturali fino al mese di ottobre. Con questo bando siamo riusciti a riconoscere un importo complessivo a 88 enti e associazioni per un importo pari a 597.000 euro,
Di questo importo all'interno del capitolo della città metropolitana abbiamo una somma residua di 62.000 euro ed abbiamo scelto di lasciarlo comunque come sostegno e contributo alle nostre associazioni culturali per quanto riguarda attività che svolgeranno nei mesi di novembre e di dicembre. Stabilita infine la programmazione di eventi a Palazzo Medici Riccardi nel 2021 con appuntamenti di grande rilievo. Abbiamo elencato quelle che saranno le mostre organizzate dalla città metropolitana di Firenze insieme a Muse all'interno delle sale e degli spazi museali del nostro palazzo. Mostre di altissimo pregio, alcune veramente di elevata culturale particolare e fondamentale anche per la ripresa culturale del nostro palazzo e di tutta la città metropolitana di Firenze. Vado a elencarle velocemente: sono la mostra Anima, la magia dell'animazione, Oscar Ghiglia negli anni del Novecento, Benozzo Gozzoli e i Medici, la Giuditta di Donatello, che sarà la mostra più importante che avremo nel 2021 all'interno di Palazzo Medici Riccardi, le celebrazioni dantesche in collaborazione con la Società Dantesca Italiana e Hocus Pocus, magie e alchimie tra storia e pop culture.